Per il penultimo turno di eccellenza, allo stadio Biondi di Lanciano, si sfidano i rossoneri locali, oggi in tenuta bianca, e gli ospiti del Capistrello. Entrambe le formazioni non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, in quanto già salve, non possono più agganciare il treno ai playoff. Nel primo tempo la partita è molto tattica e avara di emozioni, fatta eccezione per un tiro di De Meis al 33esimo svirgolato. Sugli spalti monta la contestazione della tifoseria frentana nei confronti della società, alla quale chiede chiarimenti per quanto riguarda il prossimo futuro. Con le immagini di Claudio Senerchia andiamo nella ripresa. La partita è molto più frizzante. Al sesto minuto Deramo recupera palla e serve Franchi, ma Zappulla dice no. Ancora l'estremo locale protagonista un minuto dopo su Daniele Di Girolamo. Poi sale in cattedra l'altro Di Girolamo, Mario, estremo difensore rovetano, che all'undicesimo salva su Ray lanciato in porta ed è ancora fenomenale sul successivo corner. Al 17esimo minuto è ancora Ray a sondare le capacità di Di Girolamo. Due minuti più tardi arriva il vantaggio ospite. Bella fuga di Salvati sulla destra, mette in mezzo per la corrente Fantozzi, che di prima intenzione di sinistro fa 1-0. Al 32esimo è ancora Ray a rendersi pericoloso, ma dove non arriva Di Girolamo ci pensa il Montante a negare la gioia del pari. Pari che arriva al minuto 85, quando Carella è il più lesto in tapin dopo la ribattuta del portiere. Al 90esimo ancora Di Girolamo in versione Superman, a salvare la sua porta. C'è da registrare anche il rosso a Scipioni, capitano locale, per un fallo su Visconti lanciato a rete. Poi il triplice fischio del signor Di Rocco di Pescara fa calare il sipario sulla contesa. Il finale dal Biondi di Lanciano recita Lanciano 1, Capistrello 1. Siamo con Gianluca Giordani, tecnico del Capistrello. Mister, un primo tempo avaro di emozioni, poi nella ripresa magari ne è venuta fuori una partita più godibile, più bella. Sì, senz'altro. Il primo tempo è stato molto tattico, le due squadre si sono un po' studiate, diciamo così. Sembrava la classica partita di fine stagione. Però poi il secondo tempo uscite due belle squadre che hanno dimostrato tutte e due volevano vincere, alla fine è uscito un giusto pareggio. Sì, per quanto riguarda il campionato avete raggiunto l'obiettivo che quello che era il vostro obiettivo, la salvezza, avete tanti ragazzi 2003-2002 in campo, tutti i prodotti del vostro rivale, il vostro obiettivo comunque anche per quest'anno è un obiettivo centrato, insomma. Sì, centratissimo, ci siamo salvati prima della fine del campionato. Abbiamo fatto gioco oggi, ho chiuso penso 8 fuori quota, anche 2004 c'erano, quindi già stiamo lavorando anche per la prossima stagione. Niente, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello che la società mi aveva chiesto e siamo felici di questo.